Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'MRL Agility Peak 5.0 GTX, ovvero la versione invernale dell'Agility Peak che abbiamo visto qualche mese fa, ideali per correre su neve. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo parlando della suola di queste Agility Peak 5. Qui troviamo una suola Vibram Mega Grip con tecnologia Traction Lug e anche un tassello da 5 mm. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che troviamo una suola perfetta per fare un po' di tutto. Perfetta per andare su roccia anche bagnata, tiene veramente bene. Sul fango, visto anche questi 5 mm di tassello, si difende veramente molto bene. Che dire, anche la durabilità non è per nulla male. Classica suola Vibram che si conferma sempre un'ottima tecnologia. Come è stata buona sulle Agility Peak 5 normali, è buona anche su questa versione Zero. Passando a parlare dell'intersuola, qui troviamo un'intersuola a media densità che gli garantisce un'ottima reattività, infatti con questa scarpa riusciamo a correrci anche a dei ritmi abbastanza sostenuti, ma anche una buona ammortizzazione, perché con questo tipo di intersuola riusciamo a correrci anche per tanti tanti chilometri. Un aspetto che mi è piaciuto è poi che all'interno troviamo anche un rock plate che va a proteggerci da eventuali rocce su quale andiamo a correre. E per quanto riguarda l'altezza in sé dell'intersuola, parliamo di 31 mm sul tallone e 25 sull'avampiede, quindi abbiamo un classico drop di 6 mm. Passando a parlare della parte superiore della tomaia, che è poi dove cambiano queste Zero rispetto alla versione normale, innanzitutto il puntale è abbastanza rigido, roba che se ci prendete a calci una roccia non sentirete nessun male. La tomaia nella parte esterna poi ha un rinforzo che va a evitare che questa possa strapparsi in caso dovessi urtare contro qualche roccia, ma l'aspetto che più mi è piaciuto è che sia termica. Praticamente è una tomaia che va a proteggerci molto bene dal freddo. Io vi assicuro, l'ho utilizzata a 0 gradi e il piede all'interno ha sudato abbastanza. Questo vuol dire che potremmo utilizzarla tranquillamente anche a meno 10 e forse anche qualcosa sotto. Veramente devo dire, dal punto di vista della termicità, di tenere al caldo il piede, super ottima. Poi, come si vede, a livello di feature troviamo questa zip che corre per tutta la lunghezza della scarpa, che ci permette di aprire la tomaia in modo tale da riuscire a inserire il piede. Una cosa che poi mi manca, proprio una piccolezza, è che la parte superiore che va a chiudersi attorno al nostro collo non è elastica. Questo cosa vuol dire? Che se avete un polpaccio abbastanza piccolo potrebbe succedere che vi entri della neve. Diciamo che bastava veramente mettere un piccolo elastico in modo tale che questo andasse a chiudersi per bene attorno alla nostra gamba e il problema era risolto. Per quanto riguarda la scarpetta interna, lei è praticamente una classica Agility Peak 5 con membrana Gore-Tex, infatti la membrana impermeabile è posta nella scarpetta interna e non sulla tomaia. Per quanto riguarda il tallone, questo è un tallone ben strutturato, un tallone col quale non avremo problemi di prendere storte, un tallone che poi nella parte superiore della tomaia va completamente a destrutturarsi e praticamente non è per nulla rigido, cioè quando corriamo non sentiamo tutta questa parte superiore di ghetta della tomaia che va attorno al nostro collo e al piede, è veramente molto molto sottile. Infine, per quanto riguarda linguetta allacciatura, la linguetta classica, una linguetta proprio imbottita che svolge un ottimo lavoro, l'allacciatura non è più fatta coi lacci come nella Agility Peak 5 normali, ma è fatta con un sistema a cordino da andare a tirare, molto semplice, molto veloce, ma che non garantisce quell'ottimo allacciatura che danno i lacci. Diciamo che bisogna un pochino stare a tribolare per riuscire ad avere l'allacciatura perfetta. Per quanto riguarda la soletta, qui troviamo una soletta di MRL proprietaria che mi sono trovato molto bene, ma volendo potreste cambiarla se a voi non dovesse piacere. E per quanto riguarda invece la grandezza dell'avampiede, qui troviamo un avampiede classico, abbastanza largo e comunque una scarpa con quale poter correre tanti chilometri, quindi c'è abbastanza spazio per far sì che il piede possa andare a ingrandirsi. Ma a chi consiglio questo tipo di calzatura? Beh, allora, diciamo che può andare bene un po' per tutti, dal runner più veloce al runner più lento e pesante, senza nessun problema. A livello di distanze ci si può fare delle distanze anche molto lunghe, si possono passare anche 100 km con questo tipo di scarpa senza avere problemi di ammortizzazione. Quello che è magari il parametro più importante da prendere in considerazione è dove utilizzarla, ovvero queste scarpe sono ideali per correre su fango, su neve, soprattutto neve sfondosa dove magari si va giù anche di diversi centimetri, dove abbiamo bisogno di una scarpa che con la sua ghetta va a proteggerci dall'ingresso di acqua, di fango e via dicendo. Arrivando dunque alle conclusioni, iniziando dal prezzo,
Queste MRL vengono vendute a 250 euro, online si trova già sui 220 all'incirca. Devo dire che a me sono piaciute tanto. Tra tutte le scarpe da winter running, questa è una delle migliori. Mi ha veramente convinto sia dal punto di vista dei materiali, sia dal punto di vista delle prestazioni in sé. Che dire, è davvero una scarpa che mi è piaciuta tanto e che vi consiglio se state prendendo in considerazione di acquistare delle scarpe per correre sulla neve. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!